Ciao, buona serata. Eccoci alla restituzione serale post camminata terapeutica. Un po' sudata, non tantissimo perché capirete, non c'è neanche il sole. È un po' di giorni che non c'è il sole, ma vabbè, la facciamo uguale. E allora, intanto vediamo che gli iscritti al giovane canale piano piano sta aumentando, piano piano arriveremo a intravedere i 400, ancora siamo lontani, però neanche tanto. E questi giorni sto facendo meno video, non perché non abbia cose da dire, ma perché intanto non sono uscito pochissimo. E facevano quell'ora in quel posto. Sono uscito pochissimo, ho fatto la sigletta perché piove, quindi non c'ho neanche l'occasione. Poi a casa sto scrivendo, come sapete, continuando a scrivere il progetto politico, come lo chiamo io, il partito chiave in mano, che si dovrebbe chiamare Stato di diritto. Troverete nelle informazioni del video l'articolo già pubblicato, che è secondo me la cosa necessaria da fare oggi, subito, ora, prima, ieri, 10 anni fa, in effetti, per cercare di mettere un freno, se possibile, o quantomeno far entrare nella politica tematiche e spinte che ora sono ben lontane dall'essere entrate nella politica, almeno in quella su cui si discute sui media, ora sui media mainstream, mentre il web è pieno invece, ma più che altro il web è pieno di cultura, anche di gazzeggio, ma poco di, come avete visto nel video precedente, ma e meno di politica, assai meno di politica. Il mare non si vede di notte, ma si sente. Quindi il web è pieno di tante cose, ma i media mainstream no. E per arrivare ai media mainstream e incidere sulla narrazione della politica, quindi sull'agenda politica, bisogna creare qualcosa di grosso. Qualcosa di grosso che si potrebbe creare, e se non si può creare, per la cecità e per i problemi della politica alternativa, di quella che potrebbe crearla, e problemi di vario tipo, come ho detto ormai molte volte, di ordine personalistico, di ordine ideologico, no? Di possessione da parte degli attori della politica alternativa, che non è una possessione demoniaca, ma è pur sempre una possessione di parole d'ordine e messaggi che ormai sono diventati dei circuiti proprio mentali, che sento espormi come un mantra a tutti quelli a cui dico che non c'è altra strada se non creare un soggetto politico che racchiuda tutti e che si presenti come veramente nuovo e diverso. E quindi sento rispondermi con questo mantra, praticamente con le stesse medesime parole un po' da tutti, che non è possibile per vari motivi, ci abbiamo già provato, gli altri non vogliono, sono sempre gli altri a non volere. Quindi questo mantra ipnotico che
si è impossessato, e che ho già detto che da cui dovremmo esorcizzare la politica alternativa. Quindi io sto scrivendo il mio progetto, ogni parola che scrivo mi convince che sto scrivendo la cosa giusta, e mi fa incazzare perché non capisco, cioè lo capisco benissimo, però cioè la consapevolezza di quanto siano giuste certe tematiche, certe aspirazioni, e quindi la desolazione nel vedere che queste cose non vengono comprese mi fa incazzare, no? E in più anche il fatto che il movimento alternativo culturale e politico di fatto ha delle problematiche del tutto simili al mainstream, no? E per certi versi comprensibili, no? Perché ovviamente, visto che è alternativo e quindi visto che è minoritario, no? Tende sempre a radunarsi intorno a persone possibilmente in teoria meno attaccabili, più autorevoli, perché magari per il loro passato di attivismo, perché c'hanno un ruolo o c'hanno avuto un ruolo importante a livello politico, culturale, a qualsiasi livello della società, o anche solo perché c'hanno una laurea, no? Tutte cose che io non c'ho, e quindi so benissimo, no, che di non avere quell'autorevolezza con cui io dico nel documento, dico a chi lo propongo, a chi l'ho proposto seriamente, no, di che sia necessario per proporre una cosa del genere, perché la cosa in ogni caso, e quindi va proposta con autorevolezza, perché la cosa in sé, in teoria, io presumo che possa essere non rifiutabile, perché se quando la leggerete capirete che è quella cosa che serve a livello politico. Quindi io più di quello che posso fare non, poi magari una volta che l'avrò finito non dovrebbe mancare molto, ma poi le revisioni, ovviamente questi argomenti sono, una volta che uno li scrive, diventano automaticamente dei work in progress, no? Come il mio libro di cui ogni tanto parlo e da cui faccio riferimento nelle info di quasi tutti i video, di tutti i video che parlano di politica, no? È un programma politico ispirato ai diritti umani, pubblicato nel 2016, e già alla fine del libro dicevo che è un work in progress, e che quindi probabilmente sarà oggetto, dopo questo libricino piccolo della proposta del partito dello Stato di diritto, sarà oggetto anche quello di una revisione, perché un po' perché sono passati ormai 4 anni e è aumentata la consapevolezza mia su alcune cose, quindi niente di fondamentale, ma delle parole devono essere modificate anche alla luce degli avvenimenti in 4 anni in cui sono successe delle cose. È successo un finimondo e sta per succedere ancora di peggio. Allora, in questo video non è che volevo solo aggiornarvi di quello che sto facendo, perché c'è poi, ma che ce ne frega a noi, no? Magari non agli iscritti del video, ma insomma, via, a chi mi sentirebbe eventualmente per la prima volta. Ho fatto questo video perché quindi ho fatto meno video ultimamente perché sto scrivendo, quindi ho tante cose da fare. Domani inizierò anche un corso che mi serve da mettere sul curriculum. A 61 anni c'ho ancora tante aspettative dal mondo del lavoro, quindi mai dire mai. Corso sulle competenze di base del computer, quindi
diminuirà ancora il tempo, però questo è, devo farlo. E il video era questo per dirvi, quindi tanto vabbè, per dirvi che sono ancora vivo e vegeto, anche se faccio meno video non vi preoccupate, per segnalarvi due video. Praticamente ve li metto tutti e due nelle informazioni del video. Vedo che tanti non vedono, non sanno addirittura, probabilmente, presumo, che in ogni video ci sono delle informazioni. Se lo vedete dal computer, un video su YouTube, sotto vedete che ci sono delle scritte, poi c'è scritto mostra altro, aprite, e nei miei in genere ci sono sempre tanti link, documenti, anche precisazioni, magari mi accorgo che ho detto una cosa, una cazzata, una cosa imprecisa, e allora lo risento prima di pubblicarlo, no? Correggo. Dal telefono invece non c'è scritto, non mi sembra mostra altro, ma sotto il video c'è la freccettina a destra che se la apri fa vedere appunto tutte le informazioni. In questo quindi vi metterò, oltre al link del mio progetto, due link di due video che poi sono estratti di un video solo, da La Casa del Sole TV. La Casa del Sole TV è l'ex Pandora TV, la televisione sponsorizzata da Giulietto Chiesa e dai suoi accoliti politici e culturali, no? Che insieme ad altre, insieme a BioBlu, insieme a Me Più, su cui ho fatto un video un po' sconsolato l'altra volta, che mi avevano ospitato un mio audio, comunque, no? Cioè fa parte di quei canali di informazione alternativi interessanti, comunque, perché ospitano spesso persone interessanti, persone che servirebbero per esempio al progetto. Non dico al mio progetto perché non è un mio progetto, cioè mio nel senso che lo sto scrivendo, ma deve essere, dovrebbe essere di chi se ne accoglie, se ne accolla la responsabilità di costruirlo, no? Possibilmente, eventualmente. Quindi però servirebbero molto persone come queste, perché hanno una visione molto profonda, non necessariamente corretta al 100%, magari, però ognuno ha il suo punto di vista, ma insomma parliamo di... Quindi questi due video fanno parte di quella serata della Casa del Sole, che poi ho visto che la divisano per meglio usufruirne. E allora uno è di Ugo Mattei, il giurista, quello diventato famoso con molte visualizzazioni in questi ultimi anni, con il video sul perché non ci fanno togliere la batteria dal telefono, un giurista che insegna in Stati Uniti, mi sembra, e una con giornalista, filosofo, poeta, scrittore Marco Guzzi. No, sono due video che sono fantastici, l'ho sentiti mentre cucinavo, quindi li dovrei risentire. Comunque ripeto, non sono necessariamente d'accordo con tutto quello che dicono, però uno da un punto di vista giuridico, uno da un punto di vista più, diciamo, umanista, Guzzi, no? Di analisi più sociologica per certi versi della realtà del momento attuale, beh, no? Dicono delle cose, fanno riflettere. Queste due persone, soprattutto a me, è piaciuto molto il Guzzi nel momento in cui dice chiaramente che non serve ribellarsi, le cose di piazza non servono a niente, sono controproducenti, e che invece bisogna trovare il minimo comune denominatore. E beh, quello che sto facendo io, per me, io lo trovavo da un pezzo, da anni,
che dico queste cose. Al minimo comune denominatore è quello dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle costituzioni. Questo, al di là delle ideologie, e direi io, minimo comune denominatore dovrebbe essere la consapevolezza che se non ci liberiamo con la politica non ci liberiamo, perché è questo che serve: politica, volontà politica e politica fatta in un certo modo. Quindi bisogna smettere di accontentare il sistema demonizzando la politica, non a parole ma non facendola, non mettendosi in condizione di creare una forza politica notevole, sfruttando le occasioni, il momento storico, che per me è quanto mai favorevole, oggi come oggi, per vari motivi che dico sempre nei miei video dove parlo di questo. Infatti vi ricordo che nel link dove trovate il mio progetto, quando andrete ad aprire l'articolo dal mio blog, la prima cosa che vedrete, tutti i video dove ne parlo e poi il progetto scritto, quindi avete tutto per valutarlo e per diffonderlo. Quindi molto bella quella cosa di Guzzi, perché è ovviamente il centro della questione, ma anche Mattei, ammazzo, vabbè che sto vicino all'ospedale, però anche Mattei, fantastico, purtroppo imputo a questi due, soprattutto a Mattei, un eloquio che risente troppo delle aule università. Mattei usa quelle 5-6 parole che veramente sono a disposizione di poche persone, no, rispetto a quelle che potenzialmente dovrebbero comprenderle. Alcune mi è compreso, bisogna andare a prendere vocabolario per capire, molto molto tecniche, molto molto profonde, per carità, giustissime, però no, quindi risentono purtroppo un po', da questo punto di vista, soprattutto Mattei, Guzzi molto meno, del fatto che anche involontariamente fanno pesare la loro cultura, il loro essere professori, intellettuali, no, e che quindi mostrano però di fatto una non comprensione, a mio modo di vedere, del fatto che qui bisogna iniziare a parlare persone, perché ancora sono in vita molte persone che potrebbero capire alcune cose, anche solo perché ricordano nella loro vita un periodo passato che sarà stato, per carità, da riformare anche quello, ma che era infinitamente migliore di questo. Mentre le nuove generazioni non solo non ricordano niente di migliore di quello che hanno iniziato a vivere nascendo, ma no, ma che addirittura non capiranno assolutamente niente di quello che potremmo dirgli noi, e addirittura ti potrebbero guardare strano se usi qualche aggettivo o qualche desinenza o qualche o non usi qualche asterisco, usi pochi asterischi rispetto a quelli che loro, poverini, sarebbero costretti ad usare, credendo così di essere più evoluti, più moderni e più avanti rispetto agli altri. Purtroppo così stiamo, capito? Prossime generazioni avremo una difficoltà proprio comunicativa e espressiva che neanche ci immaginiamo, perché gli stiamo allevando con questa scuola allucinante in mano alle corporazioni, con i telefonini, con le app, con i social, con le chat, tutto quello che volete, e con tutta la cultura che ne consegue. Quindi capite solo da queste cose che ho detto che la situazione è veramente drammatica, situazione che stiamo attraversando, veramente drammatica. E qui non voglio parlare del Gino, delle politiche del governo, delle pere di Stato, cioè, ragazzi, qui la democrazia, ci abbiamo il presidente della Corte Costituzionale nuovo, no, perché
adesso tocca a lui, anche se ha 80 anni, Porello, no, e che ha subito detto che sì sì, le pene di Stato si possono fare con una legge, capito? Io non mi esprimo, meglio che non dico niente, ok? Tanto ci siamo capiti. Quindi ragazzi, il momento è drammatico. Diffondete il mio progetto, guardate questi due video, che comunque in ogni caso sono fantastici perché dicono delle cose bellissime, la maggior parte comprensibili, condivisibili. Poi ognuno di loro c'ha i suoi accenti, anche probabilmente anche ideologici, se li sentite parlare abbastanza anche in altri video, probabilmente soprattutto il Mattei, no vabbè, però in ogni caso quelle cose non si discutono. Quindi che vi dico, vi saluto qui, ci vediamo al prossimo video, fate i bravi, guardate tutto, leggete il mio progetto e diffondetelo. Poi una volta che avrò pubblicato questo libricino, non so, vedremo di fare una campagna promozionale, delle firme, non lo so. Magari aiutatemi voi con dei consigli su come poterlo diffondere più possibile, perché qui non si vede la politica necessaria che si dovrebbe vedere. E da qui al 2023 che ci sono le elezioni, auguri ai figli maschi, dico io. Ok, va bene, dai, ci vediamo alla prossima, buona serata, guardate tutto, ascoltate tutto, pensate con la vostra testa e datevi da fare, ciao ciao.